Il convegno che abbiamo preparato stasera come ONDIF, Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia, sezione territoriale di Palmi, in collaborazione con il COA Palmi, è stato fortemente desiderato da questa sezione, perché l'argomento dell'intelligenza artificiale generativa in sinergia con le tematiche afferenti alla tutela dei minori è qualcosa che è sostanzialmente ancora è inesplorato, totalmente inesplorato. Quindi abbiamo voluto calamitare l'attenzione del pubblico, dei partecipanti su tematiche che avessero comunque un riscontro etico, sociologico, giuridico, ma non per ultimo medico, come chi ha potuto assistere alla relazione si è potuto rendere conto. Quindi ha avuto una multisfaccettatura totale, quindi una multicromaticità, ecco, un argomento assolutamente territorio inesplorato. E non per ultimo però bisogna anche segnalare quelli che sono stati gli interventi della comunità europea che a stretto giro di vite solo una settimana fa ha disposto una regolamentazione veramente efficace sull'intelligenza artificiale. Il regolamento sull'intelligenza artificiale del 9 dicembre scorso sostanzialmente dà il binario per una disciplina uniforme preventiva che vada sostanzialmente a colmare i vuoti di tutela e le tutele inesistenti, soprattutto parte dal concetto di rischio, che va ad affrontare chi si approccia a una tutela, ad una forma di intelligenza generativa, uno strumento di intelligenza generativa che ha implicazioni sul connettivo sociale e non per ultimo anche quindi quelle che sono le valutazioni relative al rischio di ammettere i minori in territori inesplorati e rischiosi, quali sono quelli di internet e di tutto ciò che offre la rete. Quindi ci siamo preoccupati anche di evidenziare questa necessità di un controllo verticale ma pervasivo che parta dal tutore del minore, quindi un sistema di controllo parentale che limiti l'accesso in territori rischiosi, quali sono quelli che offrono la rete, che offre la rete ai minori e alle categorie più deboli. E il Ministero dell'Interno stanno cercando di proporre nelle scuole, lo stanno facendo ormai da anni, una campagna informativa per la prevenzione dei reati sulla rete telematica, in particolare cyberbullismo, pedopornografia online e protezione dei minori, quindi tutti quei reati che coinvolgono i minori. La nostra campagna è praticamente quotidiana e capillare e stiamo cercando di promulgare gli aspetti della legalità, dell'empatia e della volontà di non nuocere all'altro, nel tentativo anche di coinvolgere familiari, le famiglie e le scuole, perché questo messaggio possa essere diffuso in maniera sempre più precisa e puntuale. Auguriamo che questo messaggio possa passare soprattutto in virtù del fatto che come la nuova legge sulla intelligenza artificiale ci ha fatto capire, i pericoli sono reali piuttosto che virtuali, laddove il virtuale spesso è reale e sovente il reale non è mai virtuale.